Professoressa Anna Lemme, si rinnova l'appuntamento con il Memorial Erika Ciaramella, una giornata particolare in ricordo di un'ex alunna, un'amica di tutti. Sì, siamo al terzo Memorial per Erika, la ricordiamo con questo torneo di calcio a 5 interno tra alunni e amiche di Erika. Infatti ci sono parecchie giocatrici che militano nel RIP Limosani, che sono calciatrici. Questo è un appuntamento a cui ci teniamo tanto, anche se una volta all'anno, però ci ha permesso di approfondire l'amicizia anche con la famiglia, con la mamma, col papà e col fratello, anche lui ex alunno. E quindi siamo felici veramente di essere qua, grazie ad Erika, che purtroppo l'abbiamo persa prematuramente. Sport e scuola vanno a braccetto, è importante anche la prevenzione. Sì, infatti io ho un sogno nel cassetto, forse è una proposta indecente, però mi piacerebbe che le visite mediche sportive, almeno per la scuola dell'obbligo, fossero gratuite per tutti i ragazzi, perché come dice anche il libro bianco dello sport, lo sport dovrebbe essere per tutti, senza differenze sociali. Quindi siccome hanno anche un costo e non tutti magari credono nella prevenzione, mi piacerebbe che le scuole fossero avvantaggiate in questo senso, cioè che ogni ragazzo potesse avere una visita medica gratuita per poter affrontare qualsiasi situazione sportiva, sia curricolare che extracurricolare. Siamo anche con Paola, alunna della scuola Colozza, è una giornata di sport per tutti voi, il ricordo di un'amica. Sì, io diciamo Erika non la conoscevo, però ne ho sempre sentito parlare molto bene e da quando sono venuta qui alla Colozza mi hanno raccontato ciò che era accaduto, sono rimasta molto colpita, ma sono anche molto felice di questi memorial che si stanno organizzando in suo onore. Tanti ragazzi sugli spalti oltre che in campo, è sicuramente uno spot per il futuro. Certo, siamo tutti molto emozionati, tutti felici in suo onore anche non conoscendola.